Ok, salvavipera l'abbiamo fatto e dopo di questo non c'è nulla, quindi l'unico altro obiettivo che ci è rimasto è sconfiggere Xiaodan in combattimento. Dove? Boh, non lo so, lo scopriremo adesso, immagino. O di nuovo nella sala d'addestramento o nella piazza a questo punto, quindi... Boh. Ah, così? Ma scusami. Va bene, guarda. La sala del trono comunque c'era scritto, non era la sala d'addestramento. Ah, beh, certo. Quella era una stanza diversa. Noi siamo passati dalla bocca e siamo entrati da lì. Ed eccolo qua, lo sfidante di questa sera, l'abilissimo La cosa bella è che è Oppo. Pensa di poter sarcastico. salvare la città di Gongmen. Ma si sbaglia. La città di Gongmen deve essere dominata da uno forte, astuto, spietato. Non è che tutti i torti, però, eh. Uno come me. Beh, ci sa fare con il pubblico. Perciò, cari draghi di Komodo, è il momento del grande evento. E ora che io, il potente Xiaodan, fermi questa palla di pelo e ciccia una volta per tutte. Palla di pelo e ciccia. A un vero combattimento! E vai, sì! Almeno cerca di combattere. Vorrei che i miei soldati ne traessero ispirazione. Ascoltate, amici squamosi. Kung Fu significa essere capaci di combattere, ma anche No, sapere Kung contenere Fu è l'impulso della un'arte forza. Pensate a difensiva. me e ai cinque cicloni. Siamo diversi, Devi un po' usarla per meno. difendere i deboli, non Rispettiamo per le nostre combattere, basta. differenze. Sai cosa rispettiamo noi draghi di Komodo? Un grande conquistatore. Combatto con te solo perché devo farlo. E siccome devo farlo, prenderò a calci il tuo sedere squamoso. Bravo Po, così si fa. Fammi indovinare. Prima Prova. parte del combattimento è io contro gli scagnozzi. E poi ci sono due di queste. Io finisco il gioco con quella mossa lì e basta. Voi non l'avete capito. Morto? Ora sì. Palle di fuoco su di lui! Aia! Pensavo di dover usare la mia abilità per rispedirgliela indietro. Combattimento leale non capisci. Dai. Cannone Ma in dai. campo! Gli imbroglioni non se la cavano, Xiaodan. Beh, mi fa piacere che non gliene sia fregato niente. Madonna mia, quanto ti sta bene. Ah, che peccato. Però siamo già a metà vita. Almeno quella soddisfazione ce la siamo tolta. Dai, fammi solo vedere. No, appaiono a turni, nel senso prima due, poi altri due. Esatto. Forza. Tanto siete ancora vivi, lo so, Ecco fatto. Chi è il tuo panda? Ancora vivo? Ehi, amico, Ora non più. non picchiarti. Lo faccio io. Colpitelo con le palle di fuoco! Io faccio solo destra e sinistra. Tanto funziona uguale. Perché mi devo impegnare? È la stessa cosa che avranno pensato gli sviluppatori del gioco. Ci si può fidare di te. Tanto le bombe Fuoco! Colpite il c'entrano panda! solo quella zona qua. Quindi se mi metto totalmente a lato, al gioco non gliene frega niente di me. Spirale Kung Fu! Spirale Kufug. Morto? Ti prego, fa che sia morto. No! Lo sapevo.
Ultima fase, nonostante in realtà io abbia palesemente vinto. Ah, venite qua, dai. Forza, forza, venite a combattere. Morto? Ecco fatto. Dai. Ora sei morto. Palle di fuoco, fuoco. Palle di fuoco, fuoco. Quanto ti hanno pagato per dire sta frase, per favore? Ma non lo dico con cattiveria, mi dispiace per chiunque sia il doppiatore, che tanto è lui che gli frega. Nel senso, ha fatto il suo lavoro anche in modo buono, eh. A livello di doppiaggio non ho nulla da dire. Vuoi giocare sporco, eh? Sì. Oh, sì. Finito il gioco? Ok, lucertole. Voglio di. Volete un po'? No, no, ce ne andiamo. Oh, ce l'hai fatta. Hai sconfitto i draghi di Komodo. Davvero mitico, eh? Ma avete contribuito tutti. Non basta uno solo. Serve. Certo. Torniamo in città a festeggiare, Po. Andiamo a spaccarci di vino. Alla fine, il Kung Fu vince sempre. Questa è la morale. Non mi aspettavo un filmato finale. Ma io vedo 3 medaglie per 6 persone, comunque. La butto lì, Grazie a tutti per averci salvato. Ah no, ne avevano 2 loro. È stato uno spasso. Come se poi i 5 cicloni fossero serviti a qualcosa, però. Vabbè. Continui a renderci fieri di te. Quel bel sorrisone. Vi presento gli eroi della città di Gongmen. Ed è così che ha schiacciato Mantide e Mantide è morta. I 5 cicloni divennero 4. Non sono contento, sincero. Dopo il primo mi aspettavo molto. Ma dopo l'esperienza con Madagascar 2 effettivamente me la sarei dovuta aspettare. Me la sarei dovuta nettamente aspettare che il risultato sarebbe stato questo. Però non lo so, Kung Fu Panda 1 mi aveva dato veramente un'ottima impressione. Molto più per esempio di Piovono Polpette, ma anche di Megamind, devo essere sincero. Megamind superiore a Piovono Polpette, ma inferiore a Kung Fu Panda 1. Però Megamind è stato buono. Piovono Polpette... però... Piovono Polpette superiore nettamente a questo, totalmente. Non lo so, mi aspettavo qualcosina di più, ma c'è molto scazzo a livello sia di programmazione, sia di storia, sia veramente di tante piccole cose. Cosa ci vuole a mettere delle icone stupidissime anche per i trofei? E invece no, ti mettono i personaggi in tipo così, con anche gli artini così per maestro tipo Shifu e altre robe, con gli artini così. Cioè, totalmente uno scazzo assurdo. Potrei addirittura platinarlo, per dire, ma no, non lo farò. Non impiegherò altro tempo per questo gioco. E mi dispiace, perché molti giochi della DreamWorks mi sono piaciuti. Questo no. Oddio, anche Madagascar 2 e 3, per carità, però... Continua a giocare, grazie. Detto questo, no, non continuerò a giocare. Sono contento di aver completato e di aver portato su questo canale un'altra serie DreamWorks. E che soprattutto ha fatto probabilmente parte dell'infanzia di molte persone, ma... Oh, certo. Gesù. La vita è piena di scelte. Stai zitto. Signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo con un'altra serie. Ciao a tutti.